La città di Cingoli conferma la fiducia a Filippo Saltamartini, un risultato che la soddisfa in particolare per che cosa, oltre che per il numero di voti? In prima analisi, proprio perché c'è stata una risposta corale su una politica di rigore, noi non abbiamo fatto opere pubbliche prima delle elezioni elettorali, non abbiamo fatto promesse che non potevamo mantenere e quindi mi sarebbe dispiaciuto che questo percorso in cui abbiamo cercato di seminare un po' di etica pubblica, che l'etica penso debba appartenere alla politica indipendentemente dai colori e dall'ideologia, no? Ci sentivamo investiti dalla necessità di rinnovare. Ecco, se non fossimo stati rieletti probabilmente si sarebbe perso questo percorso, invece sono veramente contento. Una riflessione più ampia al di là, ecco, dell'amministrativa di Cingoli, il crollo appunto di Forza Italia comunque a livello nazionale. Il partito adesso deve essere riformulato, deve essere azzerato, quindi questo poi io ne parlerò direttamente con il presidente Berlusconi. Se vogliamo vincere, si rinnovano le classi dirigenti, magari partendo anche dalle primarie. Se vogliono tenerlo così, poi ognuno farà le sue scelte. E penso che la struttura attuale del partito di Forza Italia sia assolutamente inadeguata. Stiamo con delle cifre elettorali, insomma, che non tengono conto della storia del PDL, insomma, e della formazione che è nata dopo la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Repubblicano. Io dico e concludo che Renzi ci ha rubato tante idee, riprendiamoci le nostre idee.